Un funzionario di banca richiede ed ottiene rimborsi per trasferte mai effettuate in circa 5 mesi. La banca datrice di lavoro accerta la falsificazione a seguito di indagini, all'esito delle quali procede alla formulazione degli addebiti e all'intimazione del licenziamento disciplinare. In primo luogo, il requisito dell'immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno ampio quando l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, richieda uno spazio temporale più ampio tale da facilitare, rispetto al verificarsi dei fatti, il provvedimento di recesso. Sul concetto di giusta causa, perché si possa parlare di proporzionalità tra debito e recesso, ciò che rileva è ogni condotta che per la sua gravità scuota sensibilmente la fiducia del datore di lavoro e fa ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.